Abbiamo passato l'addio Monti e quindi siamo fuori dalle vicende del paesino di Renzo e Lucia. Adesso le strade si dividono e seguiremo le vicende di Renzo a Milano, ma prima seguiremo le vicende di Lucia e Agnese nel convento della Signora. Arriviamo a uno dei punti più alti dell'opera del Manzoni, a livello psicologico, anche qui niente da invidiare ai tanto lodati romanzieri russi come Dostoevskij o Tolstoi. C'è un approfondimento psicologico di una figura storica, ma qui ovviamente reinventata e romanzata, che è quello della monaca di Monza. Siamo alla prima parte della storia di Gertrude. Geltrude con la L di Livorno nel Fermo e Lucia, cioè nella prima versione, quella del 1827, e Maria Virginia di Leiva nella realtà, perché questo era il vero nome della monaca di Monza. È uno dei personaggi storici che entra nell'opera del Manzoni. Abbiamo già visto Fra Cristoforo, che è un personaggio storico, padre Cristoforo Picenardi da Cremona. Vedremo l'innominato, vedremo Federigo Borromeo. Di questi, Federigo Borromeo è quello più direttamente storico e meno cambiato, meno romanzato. Monaca di Monza è già più romanzata, anche se le vicende seguono più o meno quelle reali. Lucia e Agnese arrivano al convento dove avranno rifugio. Convento ovviamente femminile, omnia munda mundis, non possono stare tra i frati. Ed è il convento di questa donna chiamata La Signora. Già qui ci viene data un'idea forte di questa donna, un'idea, è una persona potente. Possiamo dire che la monaca di Monza, come sarà anche l'innominato, è una delle vere e proprie concessioni di Manzoni al romanticismo inglese che andava all'epoca. Manzoni è un romantico, ma un romantico sui generis, abbiamo già detto. Dove si intravede di più la sua adesione alla scuola romantica è in questi due personaggi, della monaca di Monza e nell'innominato. La monaca di Monza è apparentemente un cedimento a quella moda romantica dei monasteri dove avvengono cose turpi fondamentalmente. Il monaco di Lewis, adesso mi viene in mente. Ma c'è di più, c'è di più. La signora chi è? Il guardiano dice: Signora è una monaca, ma non è una monaca come l'altra. Non è che sia la badessa né la priore, che anzi, a quel che dicono, è una delle più giovani. Ma è della costola d'Adamo. E i suoi del tempo antico non erano gente grande, venuta di Spagna dove sono quelli che comandano. E per questo la chiamano la signora, per dire che è una gran signora. E tutto il paese la chiama con quel nome, perché dicono che in quel monastero non hanno mai avuto una persona simile. È una nobile. La vedremo anche altezzosa. In realtà tutta questa altezzosità è dovuta anche al fatto che è la figlia di un feudatario spagnolo, come dice, nasconde un'estrema fragilità d'animo. È una forza apparente, in realtà debole. Qui sta il dramma psicologico di questa donna, che è il dramma psicologico di molti figli di famiglia, anche tutt'oggi, figli di famiglie altoborghesi, figli di famiglie nobili, che in realtà sono debolissimi, fragilissimi, schiacciati dal casato. Molto spesso ci sono dei suicidi tra i figli di famiglie altoborghesi o cose di questo genere, perché c'è qualcosa che schiaccia. La forza è solo apparente. Qui sta una delle analisi psicologiche più fini del Manzoni. Questa donna viene descritta in maniera, una delle grandi descrizioni del Manzoni. Si presenta a Lucia e Agnese.
guardò da quella parte e vide una finestra di una forma singolare, con due grosse fitte grate di ferro. Le grate che dividono la monaca dal resto del mondo sono delle grate anche non solo fisiche, vedremo. Distanti l'una dall'altra un palmo e dietro quelle una monaca ritta. Il suo aspetto, che poteva dimostrare 25 anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza, ma non una bellezza sbattuta, sfiorita e direi quasi scomposta. Un velo nero sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso. Sotto il velo, una bianchissima benda di lino cingeva, fino al mezzo, una fronte di diversa ma non di inferiore bianchezza. Un'altra benda a pieghe circondava il viso e terminava sotto il mento in un sogghorno che si stendeva alquanto sul petto, a coprire lo scollo d'un nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava spesso, come per una contrazione dolorosa. Allora due sopraccigli neri si ravvicinavano con un rapido movimento. Due occhi, neri neri anch'essi, si fissavano talora in viso alle persone, con un'investigazione superba. Talora si chinavano in fretta, come per cercare un nascondiglio. In certi momenti, un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbe creduto coglierci una rivelazione istantanea ad un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce. Quando restavano immobili e fissi, senza attenzione, chi ci avrebbe immaginato una svogliatezza orgogliosa? Chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio di un pensiero nascosto, di una preoccupazione familiare all'animo e più forte su quello degli oggetti circostanti? Le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta estenuazione. Le labbra, quantunque appena tinte d'un roseo sbiadito, pure spiccavano in quel pallore. I moti erano come quegli occhi, subitanei, vivi, pieni d'espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento, o compariva, sfigurata in certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute per una donna, non che per una monaca. Nel vestire stesso c'era qua e là qualcosa di studiato e di negletto, che annunziava una monaca singolare. La vita era attillata con una certa cura scolaresca e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti, da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Bellezza e trascuratezza. Orgoglio. E debolezza, quasi richiesta d'affetto. In questa descrizione c'è un'analisi psicologica solo nel descrivere, appunto, l'aspetto fisico e il vestire di questa donna. E c'è tutta la sua vita, una vita fatta di orgoglio dovuto alla sua casata e di mancanza d'amore. Quell'amore che poi cercherà in maniera fuorilegge, in maniera criminale, si può proprio dire criminale. C'è il dialogo tra Lucia e Gertrude, due donne diversissime. Anche nella religiosità. Lucia è una donna, abbiamo detto, la classica donnetta devota di paese, però una devozione sincera, ingenua quanto volete, ma c'è. La monaca non ci crede più. Forse non ci ha mai creduto realmente. La ciocca di capelli che fuoriesce dal velo lo fa capire, anche questa è una sottile, piccola. Piccolo indizio psicologico datoci dal Manzoni.
il guardiano, Gertrude, la signora, si informa dei pericoli che corre questa donna dal padre guardiano, perché Lucia è timida. Sono due timidezze, fondamentalmente. Il rossore di Lucia, che è il rossore ingenuo, il rossore della monaca, che rappresenta tutta la sua psicologia contorta, distrutta dalla famiglia. Il padre guardiano prende la parola al posto di Lucia e spiega qual è il pericolo. Un cavaliere prepotente, non tutti i grandi del mondo si servono dei doni di Dio a gloria sua, piccola parentesi per non offendere la figlia di un nobile, e in vantaggio del prossimo, come Vossignoria Illustrissima, un cavaliere prepotente, dopo aver perseguitata qualche tempo questa creatura con indegne lusinghe, vedendo che erano inutili, ebbe cuore di perseguitarla apertamente con la forza. Accostatevi quella giovine, disse la signora Lucia facendole cenno col dito. So che il padre guardiano è la bocca della verità, ma nessuno può essere meglio informato di voi in questo affare. Tocca a voi di dirci se questo cavaliere è un persecutore odioso. Non si fida, perché lei stessa non si fida che gli altri dicano quello che deve dire la ragazza. Perché potrebbe essere sotto pressione. Lei stessa lo sa. Ecco, interviene la madre. Insomma, abbiamo capito. Lucia alla fine dice: sì, reverenda signora, quanto le ha detto mia madre è la pura verità. Il giovane che qui mi discorreva, qui diventò rossa rossa, classico. Io lo prendevo di mia volontà. Mi scusi se parlo da sfacciata, ma è per non lasciar pensare male di mia madre. E in quanto a quel signore, vorrei piuttosto, Dio gli perdoni, vorrei piuttosto morire che cadere nelle sue mani. Quindi è vero, tutto di sua volontà. Perché la signora vuole sentire dalla viva voce di Lucia che è tutto di sua volontà? Andiamo subito alla storia, la prima parte della storia della monaca di Monza, la prima parte della storia di Maria Virginia di Leiva, o Gertrude, come la chiamavano. Essa era l'ultima figlia del principe, asterischi, gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più diviziosi della città, ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva apparire le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenerne il decoro, e il suo pensiero era di conservarlo, almeno quali erano, unite in perpetuo, per quanto dipendeva da lui. Quanti figliuoli avesse la storia non lo dice espressamente, fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso, per lasciare intatta la sostanza del primogenito, destinato a conservare la famiglia e a procrear cioè dei figliuoli, per tormentarsi e tormentarli nella stessa maniera. E la preoccupazione per la casata al sopravvento sull'amore per i figli. E qui comincia la storia di Gertrude, che è la storia di una tortura psicologica terrificante, stile bibbiano. Anche se qui è il genitore e non sono i maledetti assistenti sociali a fare una violenza su un minore. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero in mano. Poi santini che rappresentavano monache, e quei regali erano sempre accompagnati con gran raccomandazione di tenerli ben di conto come cosa preziosa, e con quell'affermativo: bello è, quando il principe o la principessa o il principino, che solo dei maschi veniva allevato in casa, volevano lodare l'aspetto prosperoso della fanciullina, pareva che non trovassero modo di esprimere bene la loro idea se non con le parole. Che madre badessa! Nessuno però le disse mai direttamente: tu devi farti monaca. Era un'idea sottintesa e toccata incidentalmente in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. Se qualche volta la Gertrudina trascorreva a qualche atto un po' arrogante e imperioso, al che la sua indole la portava molto facilmente, tu sei una ragazzina, le si diceva. Queste maniere non ti convengono. Quando
Quando sarai madre badessa, allora comanderai babbacchetta, farai alto e basso. Qualche altra volta il principe, riprendendola di cert'altro in maniera troppo libera e familiare, alle quali essa trascorreva con uguale facilità, ehi, ehi, le diceva, non è questo il fare l'una par tua. Se vuoi che un giorno ti si porti rispetto, il rispetto che ti sarà dovuto, impara fin d'ora a star sopra di te. Ricordati che tu devi essere, in ogni cosa, la prima del monastero. Perché il sangue si porta per tutto dove si va. È una tortura psicologica subliminale. Terribile, terribile. La descrizione che se ne dà di questa violenza su un minore mette i brividi se ci si pensa. Poi arriviamo alla ragazzina, che parla con le ragazzine e forse capisce che c'è una vita diversa da quella che le hanno inculcato fin da bambina. Gertrudina, nutrita delle idee della sua superiorità, parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero. Voleva a ogni conto essere per le altre un soggetto di invidia e vedeva con maraviglia e con dispetto che alcune di quelle non ne sentivano punto, all'immagine maestose, ma circoscritte e fredde, che può somministrare il primato in un monastero, contrapponevano esse le immagini varie e luccicanti di nozze, di pranzi, di conversazioni, di festini, come dicevano allora, di villeggiature, di vestiti, di carrozze. Queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichio che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti messo davanti a un alveare. I parenti e le educatrici l'avevano educata e avevano educata, coltivata e cresciuta in lei la vanità naturale per farle piacere il chiostro. Ma quando questa passione fu stuzzicata da idee tanto più omogenee ad essa, si gettò su quelle con ardore ben più vivo e spontaneo. Capisce che c'è un'altra vita. Vuole il mondo. Per non restare al di sotto di quelle sue compagne, per condiscendere nello stesso tempo ad un suo nuovo genio, rispondeva che alla fin dei conti nessuno le poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso, che anche lei poteva maritarsi, abitare un palazzo, godersi il mondo, e meglio di tutte loro. E qui, ripeto, c'è molto da riflettere oggi su quello. Su questo capitolo abbiamo sentito parlare di Bibbiano. Qualcuno dice che non esiste, purtroppo esiste. Abbiamo sentito un ex ministro, la Cirinnà, dire: rieducheremo i vostri figli. No. Lo so che è in maniera su cose diverse, non in maniera diversa, su cose diverse. Ma questa violenza su fanciulli ricorda quello che si chiama, con un termine che fa paura e deve far paura, soprattutto se si tratta di bambini, rieducazione. Gertrude si ribella. Questa non è religione, Manzoni è un cattolico, ma un cattolico critico. Lui è convertito, ma non si è convertito a quel cattolico, non è un classico convertito che diventa un fanatico. Vede quello che non va, ma sa anche distinguere cos'è ciò che è giusto e ciò che non è. Si è convertito perché ci crede e capisce che la religione, come l'avevano insegnata la nostra poveretta e come essa l'aveva ricevuto, non bandiva l'orgoglio, anzi lo santificava e lo proponeva come un mezzo per ottenere una felicità terrena. Privata così della sua essenza, non era più religione, ma una larva, come l'altra. Non è fede, non è spiritualità. È semplicemente potere, potere di altri. E questi bambini, Gertrude,
Come tanti bambini, prima di Bibiano abbiamo avuto i Balilla, abbiamo avuto i pionieri nell'Unione Sovietica, abbiamo avuto tutti questi bambini cresciuti sotto regimi che venivano, il cui cervello veniva lavato, come viene lavato oggi il cervello dei bambini nelle nostre scuole. Questo insegna la storia di Gertrude. È una rieducazione. Ma lei ha un moto di ribellione. Era legge che una giovane non potesse venire accettata monaca prima di essere stata esaminata da un ecclesiastico, chiamato il vicario delle monache, o da qualche altro deputato. Bisogna vedere se la vocazione è vera e non c'è costrizione. E Gertrude pensa di potercela fare. Ma pensa di scrivere una lettera al padre, perché non ha il coraggio di dire no, io non voglio più farmi monaca. La lettera fu concertata tra 4 o 5 confidenti, scritta di nascosto e fatta recapitare per via d'artifici molto studiati. Gertrude stava con grande ansietà, aspettando una risposta che non venne mai. Se non alcuni giorni dopo, la badessa la fece venire nella sua cella e con un contegno di mistero, di disgusto e di compassione, le diede un cenno oscuro d'una gran collera del principe e d'un fallo che ella doveva aver commesso, lasciandole però intendere che, portandosi bene, poteva sperare che tutto fosse dimenticato. Tortura psicologica. La paura. Hai sbagliato. La colpa. La colpa lei non ha sbagliato. Lei vuole fare la sua vita. Però, se ti pieghi, tutto andrà bene. Il principe è come il grande fratello di Orwell, che ti porta nella stanza 101. Se ti pieghi, tutto andrà bene. Se ti pieghi. Ed è come ogni forza politica. Oh, mi vorranno forzare, pensava. E io starò dura, sarò umile e rispettosa, ma non la consentirò. Non si tratta che di non dire un altro sì, e non lo dirò. Ovvero mi prenderanno con le buone, e io sarò più buona di loro. Piangerò, pregherò, li muoverò con passione. Finalmente non pretendo altro che di non essere sacrificata. Ma come accade spesso di simili previdenze, non accade né una cosa né l'altra. I giorni passavano senza che il padre né altri le parlasse. Adesso c'è questa tortura psicologica, questo silenzio, questa ostilità manifesta. Non ci sono le minacce, c'è questa silenziosa ostilità, che è la cosa più terribile. Non ci sono risposte. L'ira si intuisce. Poi arriva il padre, il terrore di Gertrude, al rumore dei passi di lui, toc, toc, come in un film dell'orrore. Manzoni era un regista. E lo diceva già Eco, che diceva che il ramo del lago di Como è una grande panoramica. Era un regista. Non si può descrivere né immaginare. Era quel padre, era irritato. E lei si sentiva colpevole, il senso di colpa. Perché chi è rieducato e ha un momento in cui si riappropria della sua libertà, si sente poi in colpa quando l'autorità, con le buone, con le cattive, col bastone, la carota, col poliziotto buono e il poliziotto cattivo, ti distrugge. Ma quando lo vide comparire con quel cipiglio, con quella carta in mano, avrebbe voluto essere 100 braccia sotto terra, nonché in un chiostro. Le parole non furono molte, ma terribili. Il castigo intimato subito non fu che d'essere rinchiuso in quella camera, sotto guardia di una donna che aveva fatto la scoperta. Ma questo non era che un principio, che un rimpiego del momento. Si prometteva e si lasciava vedere per aria un altro castigo oscuro, indeterminato e quindi più spaventoso.
Possiamo qui terminare la prima parte della storia della monaca di Monza. Se volete seguirla, ci sentiamo al capitolo 10, iscrivetevi come dico sempre. Però non possiamo lasciarla senza pensare a una cosa letteraria pura, ovvero all'incredibile finezza psicologica di Manzoni che descrive l'animo di questa donna, anche solo nell'aspetto descrive l'animo di questa donna in una maniera che non ha nulla da invidiare, come ho detto, ai grandi romanzieri russi tanto elogiati. E secondo, la terribile questione, quando un potente, anche se tuo padre, un principe, per i suoi capricci distrugge la vita di bambini, perché si parla di bambini con questa cosa terrificante che si chiama rieducazione. Questo lo fanno spesso gli stati totalitari. E qui, a costo di essere bannato, dico che ora ci sono dei politici, e non sono quelli indicati come cattivi, che parlano apertamente di rieducazione nelle scuole. Quindi stiamo molto attenti. La monaca di Monza, la storia della monaca di Monza, non è lettera morta. Se vi è piaciuto, iscrivetevi e ci sentiamo al capitolo 10. Se non mi piace.